Ciao a tutti amici miei, spero che stiate bene, spero che siate pronti a ricominciare a lavorare, o forse no, chi lo sa. Aspettiamo da un momento all'altro un messaggio di Conte rigorosamente su Facebook. Comunque sia, a prescindere dalle polemiche, dal ritorno dal lavoro, dalla fine dell'estate, un'estate tutta particolare, sono stato attratto da un amico che mi ha fatto vedere un orologio che io sinceramente non conoscevo, meglio ne avevo sentito parlare, avevo visto dei rivenditori in America. Parliamo di Invicta, che è un marchio svizzero nato addirittura nel 1837, è stato acquistato poi nel 1991, reinventato da una compagnia, da una holding americana che ha quartier generale ad Hollywood. La Invicta, la rinascita dell'Invicta ha determinato tutta una serie di cambiamenti. In particolare la Invicta attualmente produce tutti gli orologi per case come per brand come Marvel, Star Wars, NFL e così via. E fa orologi che partono da 90 euro praticamente, forse anche meno, anche 50, e arrivano fino a qualche migliaio di euro. Sono stato incuriosito da un amico che mi ha fatto vedere proprio questo orologio, e devo dire che l'ho comprato immediatamente e non troverete probabilmente un modo migliore, se siete appassionati di orologi come me, per spendere 140 euro. Stiamo parlando dell'Invicta modello 3044. Attenzione, perché su Amazon molte volte c'è un po' di confusione. L'ho comprato su Amazon, vi metto il link ovviamente in descrizione. Stiamo parlando dell'Invicta Grand Driver. Allora, la confezione si presenta veramente bene, è di una plastica similpelle morbida, con all'interno una copertura altrettanto morbida e tutte le carte necessarie. Quindi la garanzia, che ovviamente essendo da Amazon non è compilata, la dovete compilare voi e tenere magari copia dell'acquisto, anche se Amazon vi fa avere anche anni dopo le ricevute degli acquisti che avete fatto, un manuale di istruzioni dove sono spiegate, come vi dirò, le caratteristiche, come regolare l'ora, come regolare chiaramente la data, e poi anche un piccolo regalo, ovvero con la registrazione sul sito invicta.com, semplicemente inserendo i dati dell'orologio, quindi il seriale che è scritto sotto, vi daranno un anno in più, quindi non 2 anni di garanzia, ma 3 anni di garanzia. 3 anni di garanzia su un orologio che ha delle caratteristiche veramente, veramente sbalorditive e che farà in modo che, spero, lo compriate veramente tutti, quantomeno che ha un polso grosso come il mio e sono alto 2 metri, peso 100 kg, quindi un orologio di 47 mm come questo, sinceramente, mi piace e lo porto molto volentieri. Che cos'è l'Invicta Grand Driver modello 3044? È un diver vero, diciamo che è un submariner, come avete visto dal titolo di questo video, da 140 euro. Monta un meccanismo conosciutissimo prodotto da Seiko, NH35A, che è un calibro veramente veramente affidabile, un'evoluzione del 7526, 7S26 se non erro, con fermo macchina, carica manuale, 21.600 alternanze, chiaramente la carica bidirezionale, quindi del pendolo, scusate la mia ricchezza di riccanza, anzi di parole, 41 ore di riserva di carica. Si tratta quindi di un orologio che ha delle caratteristiche straordinarie. Ma la cosa che mi ha stupito veramente tanto di questo orologio è la robustezza, ovvero il bracciale è pieno, vedete che non è arrotolato come succede su molti orologi che costano meno di 300 o 400 euro. È lucidissimo, ha un peso incredibile perché stiamo parlando di un orologio di 2 etti. Io ho inserito nuovamente adesso il marchio per farvi vedere che viene presentato veramente veramente bene quando vi arriva a casa. In realtà io l'ho già usato per quasi una settimana al mare e in piscina e vi devo dire, ragazzi, che non ne ha risentito minimamente. Quindi vuol dire che l'impermeabilizzazione è effettivamente garantita. Garantita innanzitutto dalla
Fondello a Vite, dove potete scorgere il bellissimo movimento con la personalizzazione della Invicta, quindi con scritto Invicta Watch Group, con tutte le caratteristiche, quindi evidenziano che l'orologio ha un movimento giapponese, come vi ho detto, un Seiko, che però è costruito in Malesia ed è la ragione per la quale probabilmente costa così poco. Il Fondella Vite con un bel vetro spesso, sarà spesso almeno 2-3 mm, credo, almeno, veramente veramente bello incastonato, con l'indicazione del modello che appunto è il 3044, come potete vedere, Invicta Grand Driver. Si differenzia dal Pro Driver perché il Pro Driver ha una resistenza a 20 atmosfere, 200 metri, mentre questo, che è il Grand Driver, ha una resistenza a 300 metri. Chiaramente la lunetta è, adesso io l'ho appena tolto e sono uscito dalla piscina, quindi si muove un pochettino con difficoltà. Comunque lunetta 120 click, unidirezionale, molto precisa, vi faccio vedere, non sembra veramente un orologio da 140 euro. Sono entusiasta di questo orologio, ragazzi, ve lo dico. Vedete che adesso è dura da muovere solo perché, ripeto, ho le dita ancora che scivolano perché è ancora umido. Assolutamente, guarda, ancora un po' un click, assolutamente preciso, vedete. Stavo dicendo, unidirezionale la lunetta, fondello a vite, corona ovviamente a vite con una sensibilità, con una avvitatura veramente, un filetto veramente perfetto. Devo dire che si avvita benissimo anche dopo averlo aperto totalmente per il carico, per il fermo macchina. La cassa è di dimensioni veramente importanti, stiamo parlando di più di 1 cm, compreso ovviamente il fondello, e le scritte, che a molti non piacciono, sui lati della cassa lucida, che hanno questo particolare effetto, ovviamente, che tolgono il lucido dalla cassa, quindi diventa una scritta satinata. A me piace moltissimo ed è tipica degli orologi, se conoscete, ne sapete un po' di orologi, che hanno una cassa molto importante, molto spessa, perché in assenza sembrerebbe semplicemente un Submariner fondamentalmente pompato o gonfiato. Lente magnificatrice ad ore 3, esattamente appunto come la corona, che è protetta dalla conformazione della cassa. Il bracciale, che vi dicevo, ha tutta la mia stima, perché è un bracciale veramente veramente pesante, di metallo pieno. Ha anche chiaramente la funzione di Easy On, quindi quella che fondamentalmente viene usata non solo nei preservativi, ma viene anche utilizzata negli orologi, nel senso che è più facile indossare tramite questa prechiusura un bracciale, soprattutto di queste dimensioni. Si tratta di un orologio che ha le medesime caratteristiche, quantomeno sulla carta, per un ignorante come me, del Rolex Submariner. Ora, io so che mi farò odiare per la cosa che ho appena detto, però riflettiamoci bene. Allora, innanzitutto, per carità, se siete milionari, un Submariner potete anche mettervelo al mare, ci mancherebbe altro, è fatto per quello. In realtà, poi, le persone che io ho visto con un Submariner vero, attention, al mare o in piscina, sono veramente, veramente pochissime. Perché allora togliersi il piacere di un orologio con una resistenza a 30 atmosfere, quando per 140 euro si può avere un movimento giapponese con vetro zaffiro, bracciale pieno, un peso importante, robusto, veramente resistente all'acqua, con tutte le caratteristiche tipiche dei diver fino a 300 metri. Preciso che nella fascia 0-220 atmosfere ce ne sono un bordello di orologi, da Seiko, Orient, e così via, Tissot, eccetera, eccetera. Andando sopra i 200 metri, 300 metri, quindi diventa un pochettino più difficile reperirli. In particolare, sotto i 500 euro, mi viene in mente il Super Ocean o altri, insomma, che costano circa 600 euro, praticamente è impossibile. Il primo Seiko resistente a 30 atmosfere che trovate in listino costa circa 4.200 euro per andare su un orologio che abbia un movimento ovviamente molto, molto bello. Altrimenti dovete andare sugli svizzeri, sugli ETA,
dove trovate, come vi dicevo prima, il Tissot, trovate l'Hamilton, trovate qualche Bulova, trovate degli Oris e così via. Preciso che questo orologio, visto da lontano, nonostante le dimensioni, è veramente, veramente armonioso, nel senso che non sembra una patacca da cinesi, ed è un orologio pacificamente con un'indole sportiva. Mentre pacioccavo, trattandosi di un orologio da 140 euro, ho provato ad avvitare e svitare il fondello. Ovviamente non ci sono riuscito, l'ho fatto con una pinza. Come potete vedere, non si è minimamente, adesso non so se mette a fuoco, ma non si è minimamente scalfito. Sembra ancora nuovo. Sono rimasto molto stupito per due ragioni. Uno, che pensavo di aver regato il vetro che lascia l'oblò, che lascia vedere il meccanismo. In secondo luogo, perché pensavo di aver comunque rovinato l'acciaio. Invece no, l'acciaio, essendo pieno, veramente è resistentissimo. Poi guardate una finezza che sinceramente io ho trovato solo su orologi molto 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 superiori. Guardate che sull'interno di ogni maglia c'è scritto, stampato, Invicta. Non so se notate la caratteristica. Guardate anche la chiusura a farfalla, tipica degli orologi diver, anche molto più costosi, anzi sicuramente molto più costosi, perché meno di questo non ce n'è anche uno Swatch. Poi c'è a chi piace, e che a chi non piace, ovviamente, l'omino, lo scafandro che è riportato su entrambi i lati superiori e superiore e inferiore della cassa, così come riportato anche sulla corona e sul retro. Vedete, qua è stampato. Cioè, a chi non piace, personalmente, piuttosto che comprare un orologio copia con un movimento del cavolo cinese a un prezzo direi praticamente simile, non con le stesse caratteristiche di impermeabilità, io credo che non ci sia niente al mondo che valga così tanto 140 euro come questo fantastico, veramente, orologio. Ovviamente tutto acciaio inossidabile, veramente fatto per durare. Si tratta di un orologio, come vi ho detto, con delle caratteristiche stupende. Che scelta avete per 140 euro? Allora, per 140 euro potete prendere un Orient, con resistenza fino a 200 metri. Potete prendere con 200 euro anche magari scontato un nuovo Seiko Sports, che ha praticamente lo stesso identico meccanismo, però vi renderete conto che con le medesime caratteristiche, anche solo andando a vedere solo la resistenza a 30 atmosfere, non potete trovare niente che si avvicini anche solo lontanamente a questo splendido Grand Diver della Invicta. Ora, lasciamo perdere che si tratta di una marca storica svizzera che è stata acquistata negli anni 90, come è capitato per molte altre marche, da un grande gruppo americano. Lasciamo stare che la Invicta si occupa anche di fare gli orologi proprio per le squadre dell'NFL o quelli che si trovano, per esempio, al Disney Store o così via, per Star Wars, chi ne so, Topolino e compagnia bella. Concentriamoci sull'orologio. Se ci fosse scritto al posto che Invicta qua, ci fosse scritto, non lo so, Tissot, ci fosse scritto Hamilton, ci fosse scritto Oris, ci fosse scritto Seiko, quanto lo paghereste questo orologio? Un orologio con un movimento 21.000 alternanze, automatico, di produzione giapponese, 300 metri, lente magnificatrice, bracciale pieno, tutto in acciaio. Chiusura easy, fondello ovviamente a vite con oblò per vedere il meccanismo, tra parentesi meccanismo non lasciato lì buttato all'interno della cassa, ma anche personalizzato per quanto riguarda il bilanciere, il pendolo come l'ho chiamato prima. Quanto paghereste per questo orologio? Lasciamo stare che sapete adesso che costa 140 euro, lo sapevate già prima. Questo è un orologio che probabilmente con qualunque altra scritta all'interno del bellissimo quadrante andreste a pagare 6, 7, 800 euro. Guardiamolo un pochettino più da vicino. Guardiamo gli indici, guardiamo, chiedo scusa, le lancette. Le lancette sono belle, classiche, assolutamente luminescenti, un pochettino meno indici ovviamente. Guardate il vetro, che spessore ha. Ma dove trovate un orologio da 140 euro con questo vetro? Guardate che bello.
Cioè, obiettivamente lo trovo un orologio assolutamente regalato. Poi se qualcuno mi regala anche una videocamera, facciamo prima i video. Concludo dicendo che, allora, io sono veramente, veramente appassionato di orologi. Questo lo sapete. E la mia passione sono i videogiochi, poi l'elettronica in generale, e ho deciso poi di fare qualche recensione sugli orologi perché io ne compro, purtroppo non ho tanti soldi, quindi compro marche che mi piacciono, ma non le migliori. Non ho un Audemars Piguet, non ho un Patek Philippe, purtroppo, e manco un Rolex a dire il vero, e quindi compro quello che posso. Compro molto Seiko, qualche Hamilton, perché mi piace molto l'idea che ci sia un valore aggiunto. E cosa intendo per valore aggiunto? Vuol dire che rispetto alle marche più blasonate di orologi posso avere qualcosa in più. Quindi posso avere quella particolare forma di Seiko Tartal che mi piace, posso avere quegli spigoli vivi del samurai, posso avere quella cassa molto particolare del Sumo, posso avere tutta la serie SPB che sono assolutamente unici, molto retro, anni 60, oppure posso avere un Hamilton che è un grande classico, pur appartenendo al gruppo Swatch, con dei movimenti del gruppo Swatch, perché la ETA ha comprato il gruppo Swatch, chiedo scusa, la Swatch ha comprato il gruppo ETA, quindi posso avere dei meccanismi della Madonna. Quello è il valore aggiunto, cioè di poter scegliere all'interno di una fascia di prezzo ragionevole qualcosa che altri orologi non hanno o che comunque hanno orologi che costano 15-16 mila euro. Lo stesso orologio prodotto dalla Rolex costa 9 mila euro. Ora, io capisco tutto, che ai soldi ci mancherebbe altro, fa benissimo a comprarsi il Rolex, però questo è un orologio 300 metri, certificato ISO, quindi non sono cazzate scritte da un sito tipo, non so, Alibaba o qualcosa di simile. Qua stiamo parlando di un orologio certificato prodotto comunque da una grande azienda americana, veramente fatto per durare. Ma non basta, non vi serve fare tanto. Andate su Amazon, compratelo. Provatelo, se non vi piace, purtroppo piuttosto ragazzi lo restituite, ma io sono certo che soprattutto per chi ha un polso grosso, non va bene per una ragazza, non va bene per chi ha un polso un pochettino più minuto, ma per chi ha un polso come il mio, quindi un polso assolutamente normale per insomma, un uomo di 40 anni, alto più di 1,80 m, questo è un orologio che veramente, veramente vi piacerà indossare, vi piacerà mettere in piscina, al mare, senza avere alcuna paura, perché saprete dentro di voi, perché gli altri non potranno immaginarla a meno che non ce l'abbiano, la stessa cosa che ho fatto io con il mio amico, non penseranno mai che al polso avete un orologio che ha queste caratteristiche, che costa solo ed esclusivamente 140 euro. Ma anche se lo sanno, sinceramente, ragazzi, me ne sbatto, anzi, sono io il primo a dire ai miei amici che mi chiedono che orologio è, dire un orologio da 140 euro che ho comprato su Amazon, ma che ha le medesime caratteristiche tecniche, ovviamente con meno, come si dice, mi sono incantato, stavo guardando quanto è bello questo orologio, con meno nobiltà rispetto alle marche blasonate che conosciamo tutti. Ragazzi, un orologio stupendo, mi piace da morire, lo porterò per un sacco di tempo, va a sostituire, direi, per un lunghissimo periodo i Seiko. Credo che entro la fine della settimana comprerò anche il Pro Driver e quindi vi regalerò un'altra recensione. Ragazzi, comprate questo orologio perché è veramente, veramente incredibile che costi così poco. Ciao a tutti, amici miei, vi auguro veramente un buon inizio al lavoro e un ottimo settembre. Ciao a tutti!